non è che il problema della Camorra è il problema di Torre Annunziata. Il problema della Camorra a Torre Annunziata è una questione nazionale. Abbiamo avuto questo incontro in prefettura e abbiamo avuto tutte le conferme di quello che il Comitato di Liberazione ha sostenuto in queste ore, in questi giorni di mobilitazione. Pensiamo soltanto che a Torre Annunziata 40.000 persone, cittadini, ci sono più di 300 persone condannate in via definitiva per fatti di camorra. Pensiamo soltanto che a Torre Annunziata nell'ultimo anno ci sono stati ben 4 comitati provinciali di ordine e sicurezza pubblica. E questo vuol dire presenza del prefetto, delle forze dell'ordine e del sindaco di Torre Annunziata. Pensate soltanto che oggi ci sono pezzi del territorio che sono di Torre Annunziata che sono dei veri e propri fortini. E allora della camorra. E allora c'è bisogno. Noi siamo andati con una serie di rivendicazioni, di questioni aperte. Alcune se ne occuperà il prefetto, faccio un esempio dell'antiracket, delle estorsioni, della presenza sul territorio delle forze dell'ordine e competenza del prefetto. Quello che si è aperto oggi è un tavolo permanente, quindi non è arrivederci alla prossima, no, è un tavolo permanente. Ma ci sono alcune questioni che abbiamo sollevato, come i beni confiscati, l'utilizzo dei vigili urbani, la videosorveglianza, che sono questioni che riguardano il sindaco e la giunta comunale di Torre Annunziata. In un anno 4 comitati ordine e sicurezza, nessuna risposta concreta a queste questioni che competono alla giunta comunale, quindi beni confiscati, videosorveglianza e vigili urbani. Quindi, voi sapete che metà dell'organico dei vigili urbani presta servizio nel Tribunale di Torre Annunziata. È chiaro che abbiamo un problema di presenza dei vigili urbani, di organici dei vigili urbani sul territorio di Torre Annunziata. Quello che vogliamo dire è che da oggi deve parte questa collaborazione tra società civile e istituzione, che siamo noi che non possiamo più, come dire, stare sulla solita vecchia battuta dove è lo Stato, ma cosa facciamo noi per Torre Annunziata, non cosa fanno gli altri. La presenza dello Stato in alcune forme c'è, in altre forme non c'è proprio. Grazie Sandro.